Bene, torniamo subito in diretta. Allora, stavamo parlando con Ciro Montella del campionato di Serie D, dove ormai da tempo ci sembra di poter dire che c'è un vincitore, c'è cioè una squadra che ha vinto, anche se sono ancora molto scaramantici al Montefiore. Allora, Ciro, e c'è anche la notizia che c'è il quarto allenatore a Viterbo. Notizia di oggi è stato esonerato Mister Ianni, un breve interregno, un paio di settimane, è tornato Attilio Gregori. Dunque Attilio Gregori, Ferrazzoli, Ianni e ritorno di Attilio Gregori. Allora, Ciro, a livello di play-off, vediamo un pochino, mettiamo la griglia della classifica. Eccola qui a breve, dunque griglia della classifica, vediamo le zone alte, Lupacastelli ormai fuori gioco, fuori tiro per tutti, Viterbese Castrense anche credo che per i playoff sia fuori tiro per gli altri, ci sono altre tre piazze, dunque San Cesario 50, Ostia Mare 49, Olbia 45, Nuorese e Fondi 44, ma inseriamoci anche Budoni e l'Aprilia 41. Come vedi questa situazione, Ciro? Allora, le quattro, considerato che la Lupa Castelli ha vinto il campionato, Viterbese sarebbe la prima, l'Ostia Mare secondo me sarà la seconda, il San Cesario sicuramente lo farà, però se è una che rischia è il San Cesario secondo me. E poi se dovesse essere queste tre, la quarta penso che sia la Nuorese, visto pure la vittoria in scontro diretto ieri a Fondi 3-0, penso che sia la Nuorese la squadra accreditata a prendere il quinto posto. Brutto colpo per l'Unicusano Fondi che ha perso in maniera secca 0-3 contro la Nuorese, c'è stata l'espulsione del difensore centrale Rinaldi, però insomma adesso stanno tutte lì col fiato addosso. Spostiamoci un attimo, Gabriele, nella zona. Posso fare una domanda a Sì, Ciro? assolutamente, Alberto. Posso fare una domanda a Ciro? Perché se leggo la classifica, la rimettete la classifica per favore, se leggo il San Cesario 50, oggi terminerebbe all'Olbia, giusto? Sì, 45. esatto. Come, quante partite? 5 5 partite partite, mancano, no? sì. 15 Ma punti. che informazioni hai? Come puoi vedere il crollo del San Cesario che da 50 si va a far prendere 5 Oh, punti? io ho detto tra le due, Perché è secondo dura, me, eh? sì, ma infatti Sono ho detto che tanti. sicuramente vanno loro, ma se una delle due rischia più San Cesario che l'Ostia Mare. Anche l'Ostia Mare viene dalla vittoria a Viterbo domenica e San Ma c'era Cesario. 5 anche sull'Olbia. Di Ma tu dicevi, Ciro, che rischi a livello di uscire dai terzo playoff. posto. Sì, volendo proprio, come dire, volendo pensare a una che possa uscire, era il San Cesario, quello che Ti ho poteva fatto uscire. questa domanda perché a vedere la classifica mi sembra quasi già una cosa Sì, che quelle impossibile. là sono oramai dentro, però io ho Allora io detto. no, pensavo, dico forse magari tu hai notizie, dico una fesseria, no? Magari in questo caso dice, hanno smantellato una squadra, è successo qualcosa No, perché però per tanti gli 5 ultimi punti, eh? risultati, sempre per le ultime tre partite, sembra abbiamo fatto un punto, voglio dire, questa qua con noi. Però, insomma, era per dire un paradosso, eventualmente l'unica squadra che potrebbe uscire da quelle tre che sembrano oramai acquisite potrebbe essere San Cesario. Ma non ho detto che esce, Diciamo No, che no, questo sì, certo, diciamo l'ho che capito. qualche tam tam Alberto dice che insomma ci sono stati segnali negativi a San Cesario perché si è dimesso, diciamo, il direttore sportivo Prosia, perché se n'è andato anche il vice allenatore Gianluca Pietrucci, insomma sai, poi c'è anche qualche voce fantasiosa che c'è qualche diciamo, ridimensionamento societario, qualcuno dice anche che insomma forse è lo stesso San Cesario che gradirebbe non fare più i playoff, ma questo insomma No, questo no, perché bisognerebbe ieri vedere ero se sono là, erano un leggende pochettino loro metropolitane. rammaricati, nel senso che loro insomma, si aspettavano eventualmente di vincere la partita, quindi non è che vogliono uscire dai playoff, questo penso proprio no, insomma. Diciamo che ferocemente questa zona playoff la vogliono soprattutto le squadre sarde e l'Unicusano Fondi, perché la Nuorese e l'Olbia ci puntano in maniera molto feroce. Il Fondi, diciamo, c'era, ieri con questa sconfitta si è visto appaiato e scavalcato, ma insomma sarà
la lotta avvincente di questo finale di stagione per quanto riguarda le zone alte della classifica. Vediamo invece le zone basse, Gabriele. Eccole qui. Allora, c'è la notizia purtroppo ormai sicura della retrocessione matematica dell'Anzio Lavigno, che ha rinunciato alla trasferta ieri ad Arzaghena e dunque, anche ipotizzando i 15 punti di 5 vittorie su 5, farebbero 15 più 10, 25 e sarebbe comunque penultima, per cui matematicamente retrocessa l'Anzio Lavigno. Adesso il dilemma che ci chiedevano dalla Sardegna è un altro. Qualcuno ci ha chiesto, diciamo sui social network, ci ha chiesto: ma nella prossima trasferta c'è un'altra trasferta in Sardegna dell'Anzio Lavigno, a Selargius esattamente. Cosa faranno? I tirrenici verranno in Sardegna o continueranno? Questo è un quesito al quale oggi non possiamo rispondere. La logica dice che rinunceranno anche alla trasferta di Selargius. Fino a 3 volte si ci diceva amico Giampiero, che è esperto. Allora vorrei che lo dicessi tu, Giampiero. No, io so che possono rinunciare alla terza volta, vengono praticamente cancellati dal campionato. Possono rinunciare a 2 volte, alla terza volta poi. La terza volta. Ecco, la prossima, se c'hanno soltanto questa trasferta, potrebbero non farla. Hanno soltanto questa trasferta, per cui le rinunce sarebbero 2 e non rischierebbero la radiazione. Esatto. Insomma, questo è il senso del discorso. Bene, allora andiamo a rivedere, diciamo, i bassi fondi della classifica di questo gruppo. Allora, lo commenti te, Gabriele? Sì, per quanto riguarda i bassi fondi, diciamo che il dilemma in questo caso invece tra quanto riguarda il dibattito, diciamo, tra gli addetti ai lavori è più che altro sulla disputa di tutte e due i play-out, perché se è sicuro, diciamo, che se ne disputi almeno uno, sul secondo sinceramente ci sono più di qualche dubbio, considerando anche la situazione del Selargius, che a quota 26 punti insieme al Palestina, ma soprattutto che è un Selargius in grande difficoltà e che potrebbe perdere molti altri punti in queste ultime 5 giornate di campionato, nonostante abbia un incontro contro l'Anzio Lavigno, di cui dicevamo poc'anzi. Comunque al momento ci sono 9 punti rispetto all'Astrea, che è la 13ª formazione in classifica, un'Astrea che comunque è tornata ieri al successo, non lo faceva dall'8 febbraio, quando vinse 1-0 al Nazareth di Isola dei Liri, quindi sicuramente Astrea, Sora e Cinzia sono formazioni destinate a fare punti in questo finale di campionato. E adesso sono i 9 punti, ricordiamo la regola è che ne bastano 8, quindi adesso neanche uno in più del necessario. Quindi questa, diciamo, è la situazione per quanto riguarda le zone basse della classifica. Ad oggi comunque il play-out sarebbe quello tra l'Isolir e Selargius, anche se Selargius e Palestina hanno gli stessi punti, quindi è ancora da definire la situazione. Diciamo che Palestina è una squadra ancora viva e lo ha dimostrato con il risultato ieri di 0-0 a Rocca Priora. Il Selargius, non c'è un giorno in cui non arrivino notizie, diciamo, abbastanza brutte sulla squadra di Karel Zeman. Tra l'altro, se non sbaglio, prossima settimana c'è proprio Palestina-Selargius. Palestina-Selargius, chiaramente il Palestina dovrà vincere questa partita, insomma, per evitare di essere la terza squadra che poi va giù. E allora, signori, chiudiamo il cerchio di questo campionato vedendo un mix di immagini. Adesso con gli amici di Lazio TV abbiamo realizzato un mix di immagini, tra cui gol di Fondi Nuorese, di Viterbese Ostiamare e un piccolo sunto di 2 interviste realizzate ai 2 allenatori di Fondi, Sandro Pochesci, e della Nuorese Mariotti, che è stato da poco richiamato. Allora, il pastone, il mix, i gol Fondi Nuorese e Viterbese Ostiamare. La 12ª giornata del girone G della Serie D ha emesso il suo primo verdetto. L'Anzio Lavigno retrocede in eccellenza dopo aver rinunciato ieri alla trasferta di Arzaghena con conseguente 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione. Una retrocessione ampiamente prevista che arriva, ironia della sorte, proprio nella giornata della rinuncia, un po' come era successo al Terracina che non andò a Nuoro. Ieri i Tigrotti hanno tirato fuori gli artigli pareggiando a Sora una gara praticamente vinta, facendosi raggiungere in pieno recupero. Gol di Bartolomeo nel primo tempo.
poi le emozioni tutte condensate nel recupero. Al 91esimo Castaldi sfiorava il raddoppio con il Terracina già ridotto in 10 per l'espulsione di Bartolomeo. Due minuti dopo la beffa di Maccaroni per un gol contestato dai Pontini. Crolla in casa il Fondi contro la Nolese, gara condizionata da una espulsione, quella di Rinaldi al 21esimo. Da quel momento la squadra di Mariotti affondava i colpi, vantaggio di Cappai e raddoppio dello stesso attaccante su calcio di rigore all'inizio ripresa. Cadau chiudeva i conti, i rossoblù tornano ai margini della zona playoff. Peccato, perché era una partita che doveva essere determinante, importante. Poi quando vai male, ecco lì che fanno tutti i punti, l'Olbia vince, l'Ostia Mare vince, San Cesario pareggia. E siamo qui a leccarci le ferite per ripartire già dalla prossima in casa. Perderemo il nostro capitano penso per minimo due giornate, sperando che non gli danno la terza, anche perché è stato espulso dopo 15 minuti, quindi diciamo che tre giornate la scontate. Speriamo in questo, perché per noi è un giocatore fondamentale, certo fa questa ingenuità. Non l'avevamo preparata in questa maniera qua, poi certamente la decisione arbitrale di lasciare il Fondi in 10 uomini ci ha sicuramente alleggerito il compito, però a prescindere questo, onore a Fondi per tutto quello che sta facendo, ma oggi io penso che, oggi sì certo l'espulsione, però la squadra ha fatto una gran bella partita. In vetta tornano a 10 punti vantaggio della capolista Luva Castelli Romani, fermata sul pari in casa dal Palestrina. Fa peggio la Viterbese, che cede in casa all'Ostia Mare. Le reti, una per tempo, di Macciocca e Piro. L'Isola Liri perde 3-0 a Olbia, resta inchiodata in zona play-out. Buon pari dell'Aprile a San Cesario. La Strea vince a Selarus, il Cinzia pareggia a Budoni 2-2. Bene, dunque torniamo in studio. E chiaramente una battuta provocatoria per Ciro Montella. Diciamo matematicamente la squadra non è ancora salva al 100%, ed io spero che insomma mantenga fede il pronostico che io ho fatto all'inizio, Ciro, no? Io e te siamo andati avanti come in questa stagione? Io ho sempre detto che la Pridia era una di quelle che retrocedeva secche, poi alla fine ho detto che insomma si salvava o si sarebbe salvata tutto il più con i play-out. Stavo dimostrando invece che insomma la mia profezia non si avvera. Poi alla fine insomma come ti vendicherai con me, Ciro? Non mi vendicherò affatto, anzi lo sapevamo tutti e due che era una scaramanzia, perché era a fine, come dire, lo dicevi a fin di bene, insomma era per al modo scaramantico di per farci fare bene, insomma. Senti Ciro, però adesso paradossalmente la squadra è andata bene, paradossalmente siete lontani da certe zone, però credo che comincino ad arrivare anche le preoccupazioni, no? Preoccupazioni per la prossima stagione. Cosa bolle, diciamo, a livello societario nella AC Aprilia? Questo poi dopo lo sanno soltanto i quattro soci, perché la Aprilia, come tu ben sai, è di proprietà ancora di Lazzarini, Cavicchioli, Tassinari e Lorello, che poi dopo quest'anno praticamente abbia gestito, sia diventato il presidente Tassinari, abbia gestito lui, però la società è sempre di proprietà di tutti e quattro, quindi dipende loro che cosa decidono di fare loro tra di loro innanzitutto. È utopia, Ciro, pensare ad un ritorno in sella del duo Cavicchioli-Lazzarini? O c'è qualche avvisaglia che magari rende possibile questa possibilità? Secondo il mio parere, no. Cioè, voglio dire, magari singolarmente, ma secondo me insieme penso di no. Questo è il mio... Per cui diciamo che la conclusione è sicuramente che non potete programmare assolutamente niente della prossima stagione, Ciro, pur avendo il tempo di poterlo fare, visto che la squadra è salva. Penso che avendolo fatto organizzato in 15 giorni, noi quest'anno il campionato l'abbiamo organizzato praticamente in 15 giorni, perché abbiamo deciso con Tassinari di prendere noi la situazione in mano, insomma, penso di aver fatto, che abbiamo fatto insomma un ottimo lavoro,
Penso che in tutti i casi questa tra di loro sarà una cosa che decideranno, non dico subito, ma in un mese, insomma, sicuramente non arriveremo alla situazione con cui siamo partiti quest'anno, quindi, e poi partiamo da un gruppo, quantomeno dai nostri ragazzi che sono oramai, come dire, quantomeno hanno anni di esperienza, alcuni hanno giocato a tempo pieno, alcuni sono stati nel contesto e quindi pure quello penso che varrà come esperienza per l'anno prossimo, quindi non è che per noi se dovessimo restare pensiamo di fare degli acquisti, anzi pensiamo ancora di più di utilizzare i giovani. Bene Ciro, prima di passare diciamo agli altri amici che sono qui presenti in studio, una domanda molto stupida tra virgolette, ma chi è più forte, Antonio o Ciccio? A me. Certo. Sono differenti, voglio dire. Se dovessi fare la conta come si faceva una volta dai salesiani, io faccio sempre questo diciamo questa visione, si facevano le conte e si sceglievano, allora tu sei il capitano insieme a me, tu vinci la conta e devi scegliere o Ciccio o Antonio, chi sceglie Ciro Montella? Ciccio. Hai capito allora Alberto? Ciccio è quello che gioca in Serie D. Allora Antonio. Ciccio c'ha pure lui 3 campionati di Serie C, poi la sfortuna ha voluto che si è infortunato, è stato fermo, ha avuto parecchie vicissitudini, poi dopo si è arruolato per motivi familiari e quindi ha dovuto un attimino considerare che lui per 3 anni quasi non ha giocato a pallone, quest'anno l'abbiamo rimesso in piedi e penso che abbia sicuramente ben figurato in campionato di Serie D. Vabbè, allora oggi visto che è Pasquetta, tu te prendi Ciccio e io mi prendo Antonio. Va bene? Devi dirti 2. Ma che fai come la Conat? Pago 2, prendo 3? O devo pagare 3 per averne 2? Comunque guarda, fino a 2 va bene, perché il timore reale mio era che mi devo prendere tutte e 3, pure Ciro. Quello sarebbe stato un problema. Io invece, vabbè, Antonio e Ciccio, affare fatto. Allora io intanto diciamo chiudo questa battuta dicendo ad Antonio che se vuole una consulenza, allora Antonio, se vuoi una consulenza dopo quello che ha detto tuo padre sulla metodologia per il disconoscimento di paternità, io diciamo posso darti dei consigli utili perché conosco la materia. Vogliamo proseguire allora Antonio con questo disconoscimento? No, diciamo che tu gli hai fatto una domanda tra bocchette e doveva per forza scegliere, quindi va bene così, forse avrei scelto pure io Francesco perché c'ha una forza fisica maggiore della mia e sul campo dell'oratorio va sicuramente molto meglio di me. Molto diplomatico, bene, allora Leonardo se vuoi fare qualche domanda ai nostri ospiti ne hai la facoltà. Allora, ad Antonio, visto che insomma calca i campi importanti, i palcoscenici importanti, allora Antonio, il giocatore secondo te, o i tre giocatori più forti che hai incontrato diciamo in questa categoria, in questa stagione? Ti faccio scegliere 3 nomi, così diamo anche qualche consiglio al presidente Alberto Cerrani, insomma, non in chiave di campagna acquisti. Non di quelli del ruolo tuo, però. No, quello già l'ho preso, già ho coperto, neanche il ruolo di Ciccio. Penso che Eusebi del Benevento e Khalil della Salernitana abbiamo fatto un campionato al di sopra di ogni aspettativa, visto che hanno fatto più di 15 gol credo entrambi. E poi ho visto molti buoni giocatori e credo che Scognamiglio del Benevento pure, visto che non dico un attaccante, è un buonissimo difensore per la categoria. Bene, per quanto riguarda invece la tua squadra, ieri diciamo sulle tribune del Quinto Ricci mi parlavano molto bene di un vostro giovane, il numero 4, Battaglia. Mi confermi questa impressione o non è così Antonio? No, assolutamente, è un 95 che... Ma è titolare, lui ha sempre giocato. Sì, lui è partito titolare all'inizio e poi c'è avuto un piccolo periodo di flessione, ma credo che sia più che normale per un ragazzo che si affacciava per la prima volta in un campionato duro come quello della Lega Pro, in un girone il più difficile, e da una decina di partite a questa parte ha ripreso il posto titolare e ha dimostrato
di poterci di nuovo stare, non ha più lasciato insomma il posto da titolare, quindi credo che sia in prospettiva un ottimo giocatore, ripeto, del 95, quindi noi col fatto che abbiamo giocato con lui in mezzo al campo, non credo ci siano molte squadre che giocavano con 95 davanti alla difesa, quindi gli ha dato atto sia a lui che alla società che hanno rischiato con un ragazzo così giovane. Qualcuno adesso, guardandoli bene, Antonio, rivettiamo Antonio in primo piano per cortesia, perché qualcuno dice che ti sei conciato così. Mettiamo Antonio in primo piano per cortesia. Mi dice qualcuno che ti sei conciato così perché vuoi assomigliare a Moscardelli? È una mandonia. No, la cosa è nota perché inizialmente cresceva normale, la tagliavo una volta ogni mese così. In più, mentre mi cresceva la barba, i risultati della squadra e anche io ho iniziato a segnare con continuità, da buon scaramantico me la sono tenuta e l'ho fatta crescere fino a che crescerà, fino a che non finisce il campionato e raggiungeremo l'obiettivo della salvezza e magari io quello della doppia cifra. A quanto sei adesso, Antonio? A 8. A 8, manca poco. Come vive la Lamezia, la sua squadra? Ci sono città del sud che la vivono in maniera, diciamo, molto accesa, molto violenta, tra virgolette. A Lamezia, diciamo, come tengono la loro squadra, Antonio? No, Lamezia, diciamo che la tifoseria c'è, forse è anche troppo esigente. La squadra ha fatto un ottimo campionato e mi dispiace sottolineare che domenica scorsa, quando abbiamo perso in casa col Cosenza, ci sono state dette parole come vergogna e venduti, quando credo una squadra così giovane, che all'inizio veniva accreditata per una di quelle che poteva retrocedere nei dilettanti, invece ha dimostrato di potersi salvare già dall'8 marzo, e questo sinceramente non è che mi sia molto piaciuto, però è una tifoseria sicuramente calda del sud e ci può stare, quindi, però io sono stato abituato a stare a Catanzaro in Sicilia e queste cose mi scivolano addosso e preferisco insomma stare sempre a far parlare sul campo. Continuiamo a scherzare, allora vediamo un po', lo chiediamo a Fabio Melchionna perché la risposta del presidente Alberto la saprei, o perlomeno potrei indovinarla. Allora Fabio, tra Moscardelli e Antonio Montella, secondo te insomma chi dovrebbe scegliere Alberto Ferrari? Prendiamo qui il presente per mille motivi, il presente è più giovane, è più leggero, corre di più. Esatto. Moscardelli è un 80-81? 80. Poi Moscardelli lavoravamo insieme. Addirittura. È un mio collega. Bene, allora la stessa domanda la facciamo anche a Giampiero Guarracino. Giampiero, tu hai visto tante partite della Roma, diciamo, quali sono invece gli atleti che ti hanno colpito? Indipendentemente dagli attaccanti, abbiamo detto il top, no? Eusepi e Khalil. Per quanto riguarda gli altri ruoli, che cosa sceglierebbe invece Giampiero Guarracino? A me è piaciuto molto il terzino sinistro del Foggia. Ti ricordi il nome, Giampiero? No, non lo ricordo. Agostinone, se non sbaglio. Mi sembra. Come Antonio? Agostinone, quando io ho giocato sia l'andata che il ritorno c'era sempre lui come terzino sinistro. Agostinone, c'è qualche altro uomo che stuzzica la tua fantasia? Sì, c'è davanti, pure il centravanti del Foggia. Gli è bello. No, sì. E poi, come si chiama il giocatore che è stato tanto decantato? Greg giocava a destra, però veniva a sinistra. Di quale squadra? Sempre nel Foggia, Sarna. Sarna, insomma, era quel ragazzo dell'88 che era considerato da giovane. A quello che mi è piaciuto tanto. 12 anni il Torino lo pagò 120 milioni. La storia ce la ricordiamo tutti. Ce la ricordiamo, no? Allora, invece, domanda insidiosa adesso per... vediamo un po', cambiamo versante, andiamo da Antonio Montella. Antonio, perché possiamo farla solo a te questa domanda, quali sono secondo te, perlomeno dalle due gare che hai giocato contro la Lupa Roma, i giocatori che ti hanno più impressionato della squadra romana? Diciamo mi è piaciuto molto in mezzo al campo sia Raffaello che Cavadaglio, due giocatori d'esperienza. E poi comunque anche in attacco del Sorbo non mi è dispiaciuto con la sua prestanza fisica, faceva salire bene la squadra e teneva alta
insomma la loro squadra, quindi tre giocatori di categoria credo che stanno facendo molto bene. Chiaramente chiudiamo con il parere invece di Alberto Cerrai. Allora Alberto, raccoglierai tutta questa messe di informazioni che ti sono state date. Sui giocatori? Sì. Sì, sì, certo. Allora, signori, manca poco per la fine della seconda fascia. Noi siamo qui, vi aspettiamo con impazienza perché siamo quasi alla fine e dunque linea alla regia.